Una buona serata, seconda edizione, anzi terza edizione, considerato quella di questo pomeriggio l'edizione straordinaria del nostro TG6, perché oggi è stata la giornata dedicata alle esequie solenni delle vittime del terremoto ad Amatrice. Vi abbiamo raccontato durante il pomeriggio l'arrivo, il pre-cerimonia funebre che si è conclusa da poco. Ovviamente noi siamo ad Amatrice, tra poco andremo dal nostro inviato Paolo Renzetti. Esequie solenni che si sono svolte alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Eccole, vedete le immagini che arrivano proprio dal tendone dove si sono svolti i funerali. Per noi c'è Paolo Renzetti. Paolo, le esequie officiate dal vescovo di Rieti, Domenico Pompili, possiamo riassumere la frase più d'effetto che ha detto Monsignor Pompili: il terremoto non uccide, uccidono le opere dell'uomo. Di fatto è la frase centrale della cerimonia. Ricordiamo, c'erano solamente 28 bare delle 242 vittime che il sisma ha fatto proprio ad Amatrice. Buona serata, Paolo. Sì, buonasera Jacopo, siamo qui ad Amatrice. È terminata da pochi minuti la cerimonia funebre per commemorare le 245 vittime del terremoto di Amatrice. Hai detto bene le parole significative del vescovo di Rieti, Domenico Pompili, che ha parlato anche della ricostruzione dicendo speriamo che sia questa la ricostruzione vera, non la ricostruzione della politica. Dunque un monito alla politica italiana. Presenti questo pomeriggio ad Amatrice il Presidente della Repubblica Mattarella, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini. Tanta commozione in questo pomeriggio, tra l'altro disturbato anche dal vento, dalla pioggia e dal freddo. Io spero, Jacopo, ti possano giungere bene le mie parole qui da Amatrice. Perfetto, dicevo, brutto tempo, pioggia fino a pochi minuti fa, e proprio nel momento in cui c'è stato il termine della cerimonia funebre ha smesso improvvisamente anche di piovere. Dicevamo le parole significative dell'arcivescovo di Rieti dinanzi proprio alle più alte cariche dello Stato. Ovviamente tantissimi i parenti delle vittime, ma tanti anche i semplici cittadini, non solo di Amatrice ma anche dei centri limitrofi di Rieti, sono venuti questo pomeriggio qui nella zona del campo sportivo della cittadina, proprio in provincia di Rieti, per tributare l'estremo saluto a queste vittime, a queste 245 vittime del terremoto del 24 agosto scorso. Parole importanti quelle del vescovo di Rieti, e subito dopo il termine della cerimonia funebre c'è stato anche un breve discorso del sindaco di Amatrice, che ha chiesto alle autorità: non lasciateci soli, non abbandonateci, bisogna ripartire, è difficile ma bisogna ripartire e ricostruire qui dove la natura purtroppo ha seminato morte e distruzione. Proprio alla mia sinistra, Jacopo, non so se Silvia Gentile con la telecamera può inquadrare, c'è quel che resta di una casa, praticamente quasi nulla, una casa, uno stabile completamente crollato sotto la furia del terremoto del 24 agosto alle 3:36 del 24 agosto, un orario molto vicino a quello dell'Aquila del 9 aprile del 2009. Anche questa una similitudine con la tragedia vissuta proprio nel 2009 dalla popolazione aquilana.
aquilana ma da tutti gli abruzzesi. A proposito di abruzzesi, è presente questo pomeriggio qui ad Amatrice anche il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, ma ci sono anche tanti volontari della protezione civile e uomini dei vigili del fuoco e delle altre forze dell'ordine che stanno lavorando incessantemente proprio qui ad Amatrice, ma anche ad Accumoli e ad Arquata del Tronto e a Pescara del Tronto, per cercare di far ripartire questi paesi che sono stati distrutti da questo terribile terremoto. Ricordiamo, una scossa di magnitudo 6.0 che ha provocato 294 morti, ma ci sono almeno ancora 4-5 persone che mancano all'appello e che devono ancora essere ritrovate. Tra l'altro, ne parlavamo prima con alcuni funzionari della Protezione Civile, ci sono 15 salme che aspettano ancora di essere reclamate da parenti, da persone care. Probabilmente, anzi sicuramente, si tratta di turisti che si trovavano qui nella zona di Amatrice, che sono ancora in attesa del riconoscimento ufficiale, ma soprattutto da parte dei parenti di queste persone che sono ancora note per quanto riguarda proprio anche la mancanza di documenti e di riconoscimento ufficiale. Tra l'altro, Jacopo, prima nel corso dell'edizione delle 17 abbiamo ascoltato un funzionario della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia che ci ha un po' spiegato quello che sta accadendo in questi giorni, ma soprattutto ci ha parlato della grande solidarietà di tutta l'Italia intera, uomini della Protezione Civile che sono arrivati dal Friuli fino alla Sicilia, alla Sardegna. Davvero un grande attestato di solidarietà da parte di tutti gli uomini della Protezione Civile, delle forze dell'ordine, e poi gli aiuti incessanti che continuano ad arrivare da parte di tutti gli italiani, non solo viveri e beni di prima necessità. E anche in questo caso c'è stato lo stop della Protezione Civile che ha detto adesso c'è tanta roba, occorrono soprattutto soldi, occorrono soldi per cercare di far ripartire proprio questi paesi distrutti dalla furia del terremoto. Mentre stiamo vedendo le immagini della gente che comincia ad abbandonare qui la zona del campo sportivo di Amatrice, io per il momento restituirei la linea allo studio a te, Jacopo. Se ci dovessero essere ovviamente altre notizie, se dovessimo avere qualche contributo qui da Amatrice, ovviamente non esiteremo a richiederti la linea. Grazie, grazie Paolo, grazie a te, grazie a Silvia Gentile per il supporto tecnico in diretta, lo vedete, per i funerali solenni delle vittime del sisma di Amatrice. E proprio di sisma continuiamo a parlare, ovviamente fino a che Paolo Renzetti non ci richiederà eventualmente la linea per parlare con qualche ospite che arriverà al suo microfono. Continuiamo a parlare proprio del sisma, perché la Procura di Rieti ha disposto il sequestro dell'edificio della scuola Romolo Capranica di Amatrice, oramai balzata agli onori delle cronache, gravemente lesionata proprio dal terremoto dello scorso 24 agosto. Il procuratore capo di Rieti, Giuseppe Saieva, sta disponendo numerosi sequestri di edifici anche ad Accumoli e in tutto il cratere del sisma. I legali del comune di Amatrice, Mario Cicchetti e Francesco Lettera, hanno presentato un'istanza alla procura di Rieti perché chieda al GIP un incidente probatorio che consenta di acquisire prove irripetibili anche attraverso accertamenti tecnici sul crollo parziale della scuola. L'incidente probatorio per i legali si rende necessario per la precarietà dei luoghi e l'approssimarsi dell'inverno, che potrebbe compromettere l'acquisizione di prove sul crollo parziale della scuola e l'eventuale accertamento di responsabilità. E la procura potrebbe iniziare nelle prossime ore a sentire tecnici comunali e amministratori, in primis i sindaci di Accumoli e Amatrice, nell'ambito proprio dell'inchiesta. E quanto apprende l'ANSA da fonti giudiziarie, parallelamente il procuratore capo
Giuseppe Saieva, delegato ai nuclei di polizia giudiziaria, di carabinieri, corpo forestale e guardia di finanza, l'esecuzione dei sequestri degli edifici lesionati, come nel caso della scuola Romolo Capranica di Amatrice. L'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione guidata da Raffaele Cantone, nell'ambito della propria attività di vigilanza ha chiesto alla Guardia di Finanza di acquisire appunto la documentazione relativa alle gare per i lavori di ristrutturazione della scuola ristrutturata, i cui lavori erano stati terminati non più tardi del 2012, che però sotto la furia del sisma è crollata. L'attività è condotta dal nucleo anticorruzione della Guardia di Finanza guidata dal generale Gaetano Scazzeri. Un incontro operativo per affrontare le fasi cruciali del post-emergenza si è svolto questa mattina ad Arquata del Tronto con il direttore della Protezione Civile Fabrizio Curcio, la direttrice delle emergenze Maria Costanza Postiglione e il sindaco di Arquata. La tempestività dell'incontro è data dalla necessità di approntare le scelte per la sistemazione della popolazione, che non potrà restare che per poco tempo nelle tende date le basse temperature notturne, spiega la Regione Marche. Intento del Dipartimento è condividere sia gli obiettivi che le scelte con i sindaci delle città colpite dal sisma, ha affermato Fabrizio Curcio. Il sindaco di Arquata dice ha apprezzato la disponibilità della Protezione Civile ad accogliere le istanze dei primi cittadini, pertanto avvierà immediatamente la ricognizione delle volontà e delle necessità dei propri cittadini per fornire gli elenchi di coloro che sono rimasti senza casa. La bara avvolta nella bandiera tricolore su cui è stato appoggiato il suo cappello da carabiniere è una grande corona di rose rosse. Colleghi, amici, i vertici dell'arma e magistrati sono intervenuti a salutare per l'ultima volta il maresciallo dei carabinieri Giampaolo Pace, tra le vittime del terremoto del Reatino, deceduto nel crollo dell'abitazione di famiglia proprio ad Accumoli. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Giovanni Crisostomo, nel quartiere di Montesacro, dove il maresciallo era stato battezzato e aveva ricevuto i sacramenti. Tra i presenti il comandante generale dell'arma, il generale Tullio Del Sette, che ha detto: la tua vita, riferendosi al maresciallo Pace, la tua vita lascia un segno profondo all'interno dell'istituzione, hai saputo vivere una vita esemplare da carabiniere e così ti ricorderemo tutti. Chiudiamo questa ampia parentesi dedicata al terremoto, ma di fatto per tornarci sotto altra veste, perché questa mattina è intervenuto nella nostra trasmissione Mattino 6 il presidente del Parco Gran Sasso Monti della Laga, Tommaso Navarra, che ha parlato di come l'ente ha affrontato l'emergenza del sisma che ha toccato comuni rientranti all'interno del perimetro. Il parco ha messo in campo nell'immediatezza, a poche ore dal sisma, tutta la propria struttura. Naturalmente è una struttura limitata, non ha competenze dirette in materia di protezione civile, però 18 dipendenti che qui voglio ringraziare. La mattina alle 6 sono usciti con le 7 mezzi, 18 persone, 3 generatori e sono andati ad Arquata del Tronto, sono andati ad Amatrice, abbiamo adottato un campo. Il campo provvisorio di Sky e da noi contribuito a essere gestito. Oggi arriveranno le recinzioni che il parco di solito utilizza per altri scopi, l'abbiamo messo immediatamente a disposizione, abbiamo portato l'acqua. Ad Arquata del Tronto abbiamo già verificato la perfetta stabilità di un centro molto importante, il centro dei due parchi, perché il punto di collegamento unico in Europa
d'Europa tra due parchi, il Parco Gran Sasso Monti della Laga, e qui soprattutto i Monti della Laga sono quelli più interessati al sisma, e il Parco Nazionale dei Sibillini. Questo centro è sostanzialmente rimasto integro, e la prima nostra funzione è stata quella di andare sul luogo e parlare col sindaco e metterlo a disposizione. Venerdì, con la benedizione del Vescovo di Ascoli Piceno e forse con la presenza, qui le do una notizia, del Ministro dell'Ambiente Galletti, daremo in modo concreto, fattivo, al sindaco di Arquata del Tronto, Petrucci, la struttura. E perché? Perché così verrà lì, in termini sicuri, implementato il comune, che purtroppo non è più operativo, e le scuole. Se modello L'Aquila vuol dire nomina di un commissario e il scontro più o meno sotterraneo e poi invece di tutta evidenza con il sindaco, allora no, non va bene quel modello. Le nostre comunità sono comunità identitarie, dove i sindaci hanno non solo una presenza reale ed immediata sul territorio, come è stato per L'Aquila, ma rappresentano realmente le comunità. Quello che è successo ieri ad Amatrice è la rivolta popolare rispetto ai funerali, che da un punto di vista logistico è pienamente comprensibile, si volessero spostare a Rieti perché si sapeva che forse questo pomeriggio pioverà, eccetera. Però quelle comunità vogliono resistere e vivere lì, e noi daremo il nostro contributo per ricostruire non solo pietra su pietra, ma anima su anima, economia su economia, quel territorio. Una notizia adesso: con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 è stato disposto il coinvolgimento delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila. Per tali ragioni la Giunta regionale ha ritenuto opportuno prendere atto della partecipazione alle attività emergenziali poste e da porre in essere attraverso l'impiego della colonna mobile regionale composta da mezzi, materiali, volontari, risorse umane della Protezione Civile regionale. Verrà inoltre istituito il centro operativo regionale, il COR, presso la sala operativa della Protezione Civile della Regione Abruzzo. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata assegnata all'Abruzzo la somma di 10 milioni e 90 mila euro per interventi di prevenzione del rischio sismico. L'ha reso noto il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso nel corso della seduta della Giunta. Nell'ambito del finanziamento statale la Regione individuerà la somma da destinare ai contributi per gli interventi strutturali degli edifici privati, dandone comunicazione al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. E questa mattina il prefetto di Teramo ha tenuto una riunione operativa nella sede del Comando dei Vigili del Fuoco. Obiettivo: fare il punto della situazione sull'emergenza terremoto, sui soccorsi, sulle zone terremotate e sulle criticità nella provincia. Abbiamo fatto partire le verifiche, in primis negli edifici pubblici e nelle scuole, considerata anche la data ravvicinata della riapertura delle scuole, proprio perché è importante capire a che punto siamo. Quindi stanno lavorando loro, stanno lavorando i sindaci nei comuni. All'indomani dell'apertura del centro operativo comunale e degli sgomberi che hanno riguardato una ventina di residenti della città di Teramo, dove 6 edifici sono stati dichiarati inagibili a causa del sisma, il prefetto di Teramo Patrizia ha visitato il comando dei Vigili del Fuoco, impegnati sin dai minuti successivi al terremoto del 24 agosto nell'assistenza e nel soccorso ai terremotati di Marche e Lazio. Solo nella giornata di oggi sono stati 305 gli interventi di verifica effettuati dai pompieri, che continuano incessantemente a lavorare anche nelle emergenze in provincia, a Valle Castellana e a Crognaleto, ad esempio, dove il sindaco ha ordinato la chiusura del paese per un pericolo di frana legata proprio all'attività del sisma. Noi abbiamo un raddoppio, quasi un raddoppio di tornazione, ma soprattutto abbiamo dei rinforzi di Pescara e di Chieti, quindi dei due comandi regionali, perché sapete che anche L'Aquila è interessata
diciamo, da alcune problematiche dovute appunto al terremoto. Ma già dalle prime ore, sapete, Teramo non solo è intervenuta nelle zone del sisma, nelle Marche in particolare, quindi ad Arquata, ma chiaramente poi, passata, diciamo, la prima ondata, abbiamo anche dovuto soddisfare le richieste della nostra provincia, che sono abbastanza numerose. Nella riunione operativa tra prefetto e vigili del fuoco è stato affrontato anche il tema caldo delle scuole, a pochi giorni dal suono della prima campanella. Nel teramano diversi edifici scolastici sono stati lesionati dal terremoto e con ogni probabilità non ci sarà il tempo necessario per le riparazioni prima del ritorno sui banchi degli studenti. Qualche cosina ovviamente è stato riscontrato e ad oggi non sappiamo se effettivamente poi qualche comune o in particolare la provincia potrà garantire, diciamo, un'apertura, chiamiamola così, come da calendario, di tutte, sistematicamente, di tutte le scuole. Rientriamo, torniamo ad Amatrice da Paolo Renzetti. Si sono da poco conclusa la cerimonia funebre solenne delle vittime del sisma e ha vicino a sé Paolo Renzetti il sindaco di Amatrice, il comune più colpito, Sergio Pirozzi. Ovviamente tante attestazioni di vicinanza per il comune, per il primo cittadino del comune reatino, uno dei primi a denunciare proprio la notte di mercoledì 24 agosto scorso, intervenuto telefonicamente, era stato il primo a dire la mia città di fatto non c'è più. Paolo, vengo da te. Jacopo, sì. Sindaco. Sì, Jacopo, un attimo, perché qui c'è il sindaco che sta salutando alcuni. Mi senti innanzitutto? Sì, ti sento. Vediamo se riusciamo a strappare una dichiarazione al sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, che sta qui salutando alcuni abitanti di Amatrice. Sono momenti davvero molto tristi, molto difficili. Vedremo se avremo la possibilità almeno di farci rilasciare una dichiarazione dal sindaco del centro più colpito da questo terremoto. Vedete la grande commozione del primo cittadino che sta davvero lavorando dal minuto successivo al terremoto, proprio nella sua città. Ha detto: devo lasciare tutto per pensare ai miei concittadini. Siamo almeno riusciti, Jacopo, a recuperare queste immagini qui in diretta da Amatrice. Non so se riusciremo ad ascoltare dalla viva voce del sindaco qualcosa, vedremo appena. Ovviamente non vogliamo disturbare questi momenti che sono molto difficili, molto tristi, se sarà possibile un attimo portarlo al nostro microfono. Ovviamente io ti chiedo di pazientare, perché sai bene che in questi momenti non è facile. Sì, assolutamente. Ovviamente ascoltare delle dichiarazioni. Vediamo se possiamo un attimo ascoltare il primo cittadino. Ancora qualche attimo e poi vediamo. Signor sindaco, parzialmente sfrattato. Le volevo portare. Posso? Io sono la Santarelli, sono la cugina di Paola e Tony. Ancora Jacopo, un secondo, vediamo se possiamo prendere una battuta del sindaco ancora di Amatrice. Ancora ti chiedo qualche secondo. Sindaco, chiedo scusa, possiamo chiederle una battuta dopo questa cerimonia? Le sue parole, che sono state parole importanti: non lasciateci soli, bisogna ripartire. Sì. In questi momenti è difficile dire qualcosa, però questa testimonianza di grande affetto di tutta l'Italia è importante. No, ma è importante. Questo è un paese che nei momenti tragici c'ha un cuore immenso. Cioè, la sfida oggi è di fare in modo che una popolazione che è stata parzialmente sfrattata dalle sue terre prossimamente ritorni, diciamo, ad occupare il posto che aveva prima. Avete voluto celebrare questi funerali qui come era giusto che fosse? Alla logica, cioè, io a volte capisco le ragioni di sicurezza,
però considerate che c'è una comunità che si doveva raccogliere intorno alla propria terra, no? Ecco, ho la sensazione che a volte questo è un paese che dove la logica diventa, diciamo, l'eccezione, no? Questa qua è la logica. Io ho ringraziato il Premier, il Presidente Zingaretti, perché grazie a loro hanno accolto le istanze delle persone, e mi auguro che sia un segnale di profonda inversione di tendenza, dove sono le istituzioni che stanno a servizio dei cittadini e noi cittadini sempre al servizio delle istituzioni. Lei ha lasciato tutto, il suo lavoro, lei era impegnato anche nello sport come allenatore di calcio, ha detto: io adesso devo pensare solo ad Amatrice e ai miei cittadini. E questo è un momento dove devo stare qui. Ci saranno momenti difficili, io ne sono consapevole, però le posso assicurare che questo è un popolo che ha avuto una grande dignità, guardate. Il sindaco non si è lamentato mai, stava come giusto in mezzo alla sua gente. E allora, insomma, no. Noi questo è un paese che ha bisogno di esempi, non il mio, ma di quello dei miei concittadini che, malgrado avessero i propri cari morti, stavano in mezzo alle macerie a cercare di salvare le persone. Ecco, questi sono gli esempi positivi. Io l'ho detto, la sfida che parte da qui è che l'Italia deve passare da un popolo straordinario nell'emergenza a saper anche, diciamo, programmare il futuro, dando dei tempi certi a una cittadinanza che soffre, che però è profondamente attaccata a questa terra. Ci sono ancora persone che mancano l'appello? Qualcosa gira ancora, sì. Anche perché questo è il periodo dove c'erano parecchie persone da fuori, era il clou del turismo, e lei capisce che non è stato facile. La Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, tutti i volontari hanno fatto un lavoro straordinario, perché fino a ieri stavano cercando ancora le persone, si scava a mano, e poi sono tutti luoghi cari a noi. E lì dice, lì chi ci abita, lì chi ci abita. Per cui dai, che ti dico? Io sto qui, sto sulla mia terra, io non l'abbandono, perché questo per me che è il posto più bello del mondo, poi magari, cioè, per altri è altro, però rappresenta la testimonianza che la gente vuole stare nella sua terra. Grazie. Rimarrà nella sua terra? Certo, dove vado? Anche la gente rimarrà nella sua terra? Ma la gente, secondo me, se non sbagliano, se chi dovrà dare delle risposte, io sono convinto che le darà in maniera giusta, ma il sindaco sta qui. Un comandante non abbandona mai la sua nave, un mister abbandona la sua squadra dopo che ha vinto, mai dopo una sconfitta, no? Per cui, io l'ho detto prima, ogni morte porta poi una nascita. È la cosa che mi sono sentito dire, perché quella mi è venuta in mente subito la prima mattina, quando dissi nei momenti coincidati: Amatrice non c'è più. In quel momento il sentimento, no, l'emozione che mi diceva: ormai hai perso tutto, tu, tutti i tuoi cari, le generazioni, è facile andare via a far piagnisteo, no? Invece è giusto che noi stiamo qui, che io stia qui accanto alla mia gente, perché lo dobbiamo fare in memoria di quelle quasi 300 persone che hanno lasciato la vita qui, anche turisti. E il turista è come se fosse un concittadino mio, perché aveva scelto di stare qui perché aveva sposato il progetto Amatrice. Lei ha detto che ha pensato subito alle nascite e ha pensato subito che per ogni morte c'è una nascita. I bambini ripartirà da qui, Amatrice? Certo. Oggi lei ha parlato della scuola, ha fatto un annuncio importante. No, noi abbiamo messo a disposizione l'aria, perché noi potevamo fare quello con una rapidità importante, perché considerate che abbiamo anche un territorio che è totalmente isolato, l'avete visto, frutto non lo so di che, ma non è questo il momento. Per cui c'era da una parte l'estrema difficoltà sui collegamenti, ma dall'altra parte, grazie al mio staff e ai miei amici, stavamo già pensando come, no? Ecco, anche il giorno dopo del terremoto, che è ripartita la raccolta dei rifiuti, anche se in maniera caotica, è un segnale. E a volte i segnali sono importanti, no? Come simboli. E per cui, dai, non so più che dire. Sindaco, l'ultima cosa sulla cerimonia di oggi: in molti sono rimasti colpiti dalla grande dignità del dolore di queste persone, un dolore grandissimo ma vissuto con grande dignità.
Ma io l'ho detto, noi siamo 8 giorni, 7 che si piange. Poi sono morti doppie, triple, quadruple, perché vedi, la morte chiaramente è quando si spegne il nostro passaggio della vita, però poi quando tu le persone le conosci c'è una valenza doppia. Tu sai che lì c'era il fornaio, lì c'era il macellaio, e lì c'era l'autista, lì c'era il dipendente pubblico, dove tu ogni giorno in un senso di comunità ti ci incontravi, no? Per cui quando, i primi giorni ho fatto riconoscimenti, perché a volte c'erano i mucchi, vabbè lo dico, no? Di cadaveri, non si sapeva chi erano, tu dicevi questo è lui, no? Questo è lui, per cui poi ero io che passava anche allo straordinario lavoro degli altri, sono stati lì che chiamavi il parente, guarda che... Capite, sono tutte botte, no? Cioè, oggi il momento delle lacrime deve essere finito, ma questo è un popolo, guardate, che è dignitoso, perché il popolo di montagna è dignitoso, è testardo, però è leale. È leale con chi è leale, per cui. Grazie sindaco, grazie. Grazie al sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, che abbiamo ascoltato in diretta, Jacopo, qui da Amatrice, proprio al termine della cerimonia funebre. Ovviamente non è facile parlare in queste circostanze, in queste occasioni. Invece il primo cittadino di Amatrice, che sta lavorando incessantemente notte e giorno al fianco dei suoi cittadini per cercare di far ripartire questo paese, ha voluto proprio i nostri microfoni rilasciare queste dichiarazioni importanti. Lo ripetiamo, a pochi minuti, a un quarto d'ora dal termine della cerimonia funebre, oggi c'è stato l'ultimo saluto alle vittime di Amatrice, di Accumoli, del terremoto del 24 agosto. Allora io ovviamente direi che possiamo concludere qui questo collegamento diretto da Amatrice. Ho approfittato ovviamente, Jacopo, per richiederti la linea, ci siamo allungati, ma pensavo fosse Paolo, davvero doveroso la testimonianza ascoltare più proprio diretta possibile, cioè dato con il primo cittadino, con le parole del sindaco di Amatrice, che non si è tirato indietro dicendo sono stato anch'io in prima persona a riconoscere i cadaveri dei miei concittadini, ha parlato di dignità, ha parlato di mucchio di cadaveri. Sì, esatto, ha parlato di dignità, noi siamo come tutti i popoli di montagna, ha detto siamo un popolo dignitoso, testardo, ma leale. Parole Jacopo, forti quelle del sindaco di Amatrice. Jacopo, Paolo, chiedo chiedo a Silvia Gentile un attimo se possiamo raggiungere in diretta, perché c'è il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, vediamo se lo possiamo un attimo disturbare. Sì, sindaco, ciao. Per TV6 siamo in diretta, sabato scorso lei ad Ascoli, oggi ad Amatrice, l'Aquila è al fianco di queste popolazioni terremotate. Sì, beh, se non ci dovessimo stare noi, chi ci dovrebbe stare? Chiaramente noi stiamo rivivendo, io quando sono arrivato qui la mattina, proprio un film già visto, in tutte anche le sue forme, la grande generosità, quello che vuoi, però sai, aprire la mattina il COM, cominciare a preoccuparsi dove mettere le salme, tutte cose già successe, adesso ho fatto un giro, ho visto il COM, tutte cose. Allora, il dolore oggi è terribile, il mio appello, questa è la battaglia nostra di Aquilani, mai più, non può essere per un sesto grado, vediamo tanta sofferenza e tanto dolore. È un appello, prendiamo coscienza che ci costerà qualche sacrificio, ma questo paese deve diventare un paese sicuro. Io la cosa che qui non posso vedere sono le bare bianche, sono le bare dei bambini, avete visto, no? Cioè non è, noi non possiamo... Non possiamo, quando in apertura della messa si dice riconosciamo i nostri peccati, io credo che molti di noi, un po' tutti, ma soprattutto chi ha responsabilità politica, amministrativa, se non risolve questo problema non potrà mai chiedere più perdono. Sindaco, l'ultima cosa, l'Aquila al fianco di queste popolazioni, non con le parole, con i fatti, avete messo a disposizione le strutture, le case, tutto che dal 2009 è all'Aquila per aiutare i terremotati. Noi abbiamo un'intera macchina, banca dati, tutto il nostro know-how, dalle macerie eccetera, senza clamori, loro sanno che chiunque serve, lo sanno e via.
Grazie, grazie al sindaco dell'Aquila Massimo Cialente che abbiamo ascoltato in diretta. Sindaco dell'Aquila che come vedrai Jacopo sta andando a salutare proprio il primo cittadino di Amatrice, Sergio Pirozzi, proprio due sindaci uniti, accomunati dal dolore di un terremoto distruttivo a distanza di 7 anni. Davvero la vicinanza dell'Aquila, della città dell'Aquila e di tutto l'Abruzzo proprio alle popolazioni terremotate di Amatrice. Allora io ti chiedo ancora scusa Jacopo, ti stavo per restituire la linea, poi abbiamo ovviamente intercettato il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente qui ad Amatrice e dunque possiamo davvero a questo punto, ringraziando per il grande lavoro anche Silvia Gentile, non facile oggi sotto la pioggia qui da Amatrice, e dunque restituire definitivamente la linea allo studio da Amatrice. Tutto a te Jacopo. Grazie, grazie Paolo, peraltro grazie per averci fatto ascoltare le parole del sindaco di Amatrice, soprattutto e anche del sindaco dell'Aquila dopo questa cerimonia solenne. Peraltro sono arrivate le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai familiari delle vittime. Il Presidente della Repubblica ha detto siamo con voi, parole anche da parte del Presidente del Consiglio Matteo Renzi che ha assicurato ricostruiremo Amatrice pezzo per pezzo. Cambiamo argomento adesso dopo questa lunga pagina ma doverosa riguardante il sisma che ha colpito il centro Italia con i funerali del comune più colpito dal terremoto. Andiamo adesso a Pescara perché in molti istituti scolastici di Pescara sono state fissate le date per l'inizio delle lezioni per il nuovo anno scolastico. Si torna tra i banchi tra il 5 e il 12 settembre. Vediamo. Volgono al termine le vacanze estive e tra pochi giorni arriverà il momento del ritorno a scuola per gli studenti di istituti comprensivi e superiori. A Pescara e nei comuni limitrofi, nella stragrande maggioranza dei plessi, i dirigenti scolastici hanno fissato le date delle prime campanelle. Nel capoluogo buona parte degli istituti comprensivi riprenderanno le attività didattiche il prossimo 12 settembre. Le eccezioni sono l'istituto comprensivo Pescara 6, dove le aule riapriranno il 7 settembre, Pescara 1 e Pescara 10 riapriranno l'8 settembre, Pescara 7 il 9 settembre. Passando agli istituti superiori, via alle lezioni subito all'Istituto Tecnico Aterno Mantone il 5 e il 6 di settembre. Il 7 settembre toccherà agli studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Acerbo e l'Istituto Alberghiero De Cecco. Il giorno dopo, giovedì 8 settembre, sarà la volta dell'Istituto Professionale di Marzio Michetti e dell'Istituto Alessandro Volta. Per il Liceo Classico Marconi e il Liceo Scientifico Galilei si tornerà a regime lunedì 12 settembre, anche se le classi prime inizieranno le lezioni in anticipo, venerdì 9 al Marconi e tra il 5 e il 10 al Galilei. Ancora da stabilire la data della prima campanella per il Liceo Scientifico Da Vinci e per l'Istituto Artistico Misticoni Belisario. Saranno i collegi dei docenti delle scuole nei prossimi giorni a fissarle. Meno frammentato il quadro per le scuole di Montesilvano, nelle quali la data di riferimento è giovedì 8 settembre, giorno nel quale riprenderanno le lezioni degli istituti comprensivi Delfico, Silone e Rodari e negli istituti Tecnico Alessandrini e Scientifico d'Ascanio. Il 7 settembre, prima campanella per le scuole medie del comprensivo di Villa Verrocchio. Da fissare le date nell'istituto omnicomprensivo di Città Sant'Angelo e negli istituti superiori di Penne. Un fascicolo per morte in conseguenza di altro reato attualmente contro ignoti, quello aperto dalla procura di Teramo. Il PM Irene Scordamaglia sulla morte della nigeriana di 24 anni, il cui cadavere è stato trovato ieri pomeriggio nella piscina della Country House, il vecchio frantoio a Martinsicuro. Un atto dovuto in vista dell'autopsia sul corpo della donna che dovrebbe essere effettuata domani e che dovrà chiarire le cause della morte. La procura vuole infatti fugare ogni dubbio, capire se la giovane sia morta per un malore o se magari si è annegata perché non sapeva nuotare.
Un plafond di 17 milioni di euro a disposizione della Regione Abruzzo per sostenere le famiglie che vivono in condizioni economiche disagiate. I fondi saranno erogati nell'ambito dell'iniziativa nazionale del sostegno per l'inclusione attiva. I beneficiari sono le famiglie con ISEE inferiore a 3.000 euro e con presenza di un componente di età minore di 18 anni, oppure presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, oppure presenza di una donna in stato di gravidanza accertato. È uno degli strumenti, perché certamente non sarà questo strumento a risolvere i gravi problemi della nostra regione, ma sarà questo strumento insieme al piano sociale, insieme alle azioni dell'FSE che cercheranno di dare una risposta ai poverissimi. È uno strumento di inclusione attiva proprio perché dal 2 settembre i cittadini abruzzesi che hanno una famiglia con un reddito inferiore o pari a 3.000 euro, quindi con dei minori a carico, con dei disabili a carico o con una donna in stato di gravidanza, potranno andare nei loro comuni, non in regione, nei loro comuni, o meglio nei comuni in cui è sede l'ambito sociale, e chiedere questo strumento di inclusione attiva. Perché di inclusione attiva? Perché in cambio di un aiuto economico alle famiglie, la famiglia sarà presa in carico dagli assistenti sociali e la famiglia quindi dovrà, attraverso il capofamiglia, dovrà prendere degli impegni per uscire dal proprio stato di disagio. Daremo degli strumenti anche per far sì che questo possa avvenire, quindi saranno attivati dei tirocini nelle aziende, saranno attivati dei percorsi di sostegno psicologico, saranno indirizzati, se ci sono problemi di altro genere, saranno indirizzati nei servizi, e quindi ci sarà una verifica di questo percorso di sostegno non economico ma di altro tipo sulle famiglie. Polemiche e denunce a Pescara per il programma di taglio selettivo degli alberi malati da parte del comune adriatico. Gli ambientalisti contrari hanno annunciato l'accesso agli atti. Oggi ascoltiamo la risposta dell'assessore al verde del comune di Pescara, Laura Di Pietro. Assessore Di Pietro, è partito il taglio degli alberi malati nella città di Pescara, ci sono polemiche, ieri in via Rigopiano c'è stata una manifestazione degli ambientalisti, voi però andate avanti con il cronoprogramma stabilito. Sì, so che ci sono state dei tafferugli, diciamo, fra gli ambientalisti e i residenti della zona che, vivendo con il pericolo a pochi metri dalle proprie case, si rendono conto di quanto sia necessario questo intervento, un intervento che sia chiaro e sofferto per tutti, perché a noi non è che piaccia tagliare gli alberi ovviamente, ma di fronte ad una relazione che parla di pubblica incolumità non abbiamo altra scelta. Ricordo infatti che questa relazione fu commissionata dal Comune di Pescara a un esperto, un vero esperto, non un occasionale, una persona che ha tutte le carte in regola per fare questo lavoro, e nel marzo 2015, a seguito del crollo di un enorme pino che forse oggi qualcuno definirebbe storico e monumentale, in via Regina Margherita, questo pino crollò su una macchina che solo fortunatamente era vuota, e da lì si decise di verificare 1240 alberi ritenuti dai nostri uffici, diciamo così, pericolosi, perché proprio sono a rischio crollo. Il dottor Rabottini ha fatto questa analisi, ce l'ha riconsegnata, e in questa analisi si evince che purtroppo per 120 alberi non c'è più nulla da fare, l'unica soluzione è tagliare, mentre per 400 alberi che sono malmessi è possibile, attraverso delle potature agronomiche, diciamo, risistemare la situazione, e così stiamo agendo. Ricordo che per ogni albero tagliato ne saranno ripiantati due. Abbiamo fatto gli incontri con i cittadini, abbiamo parlato con il Corpo Forestale dello Stato, con la sovrintendenza, con le associazioni ambientaliste che purtroppo non hanno e non vogliono capire le nostre ragioni, ma noi pensiamo di essere nel giusto. Crediamo che la vita umana abbia un valore inestimabile e non possiamo rischiare e giocare con un albero che può essere malato e può davvero crollare da un momento all'altro. E dal comune di Pescara parte un'iniziativa di solidarietà che ha lo scopo di aiutare alcune suore di clausura della provincia di Macerata che hanno perso tutto nel crollo del loro convento. Consigliere Pignoli, si parla del terremoto, di questa tragedia del 24 agosto, e anche voi volete dare il vostro contributo adottando delle suore di clausura di un monastero in provincia di Macerata che ha subito grossi danni proprio nel corso del sisma. Sono stato interpellato proprio ieri da una mamma che è dipendente comunale di una delle suore di clausura, che è di Pescara, quale mi ha chiesto aiuto per la propria figlia e per le altre consorelle. Subito insieme al mio staff, che siamo circa
circa una ventina di persone, ci siamo riunite, abbiamo già stilato un cronoprogramma delle attività che faremo per raccogliere appunto questi fabbisogni di queste suore. Voglio ricordare che queste suore di clausura vivevano nel monastero benedettino di Santa Maria delle Rose in provincia di Macerata, che dista qualche chilometro da proprio dall'epicentro Amatrice, Quadri e quelle zone lì. Vivono all'interno di un'autovettura nei pressi della loro ex abitazione per dare conforto anche ai cittadini che sono rimasti ovviamente senza la loro propria abitazione. Altre sono state catapultate presso l'abbazia di San Vincenzo a Volturno in provincia di Isernia. Lì catapultate perché ovviamente sono state messe in quell'immobile, ma non hanno nulla, non hanno frigoriferi, non hanno posate, non hanno bicchieri, non hanno da mangiare, non hanno nulla. Il 10 settembre faremo due spettacoli, uno ringraziando la cooperativa La Minerva della presidentessa Giovanna Fidaguerra, che farà un musical e il ricavato verrà appunto dato a noi per comprare eventuali cose che non rientreranno da parte dei cittadini, e nello stesso giorno presso il parco Pietro Pacca in via Colle di Mezzo ci sarà uno spettacolo pagato dal comune di Pescara all'assessorato ai grandi eventi, e ringrazio per questo l'assessore Giacomo Cuzzi. Anche lì ci sarà magia, teatro e balli di gruppo, e anche lì raccoglieremo dei doni per portare alle popolazioni bisognose. Andiamo all'Aquila adesso, perché davanti alla Basilica di Collemaggio non si svolgerà una maratona di eventi come lo scorso anno, ma un singolo concerto. Dopo la cancellazione del Festival Jazz dei giorni scorsi, una parziale retromarcia. Vediamo. Il jazz italiano per l'Aquila diventa jazz italiano per Amatrice, ma non abbandona il capoluogo abruzzese. Dopo la cancellazione di qualche giorno fa, che aveva sollevato non poche polemiche, è arrivato il dietro front. La manifestazione musicale si terrà ugualmente, ma in forma ridotta, domenica 4 settembre. La formula però non sarà più quella della maratona diffusa in centro storico. Ci sarà un unico concerto che si terrà a Collemaggio, sul prato antistante la Basilica. L'evento sarà il momento finale e culminante di una più ampia mobilitazione di solidarietà itinerante, pensata in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto scorso, che animerà altre 20 piazze italiane. A Roma, data inizialmente esclusa per via del rischio di attentati terroristici, si suonerà, ma non in piazza, ma al chiuso, nella Casa del Jazz. A seguito della decisione di annullare la maratona e delle polemiche che erano seguite all'annuncio, con gli organizzatori della kermesse costretti a spiegare che l'ultima parola era stata del Comune dell'Aquila, il sindaco Massimo Cialente aveva sottolineato come si stesse decidendo insieme, perché il concerto era per Amatrice e non più per noi, e lo faremo al meglio, nella massima sicurezza, aveva promesso il primo cittadino del capoluogo. Nel comunicato stampa ufficiale, il comitato organizzatore precisa anche che dall'anno prossimo il jazz italiano per l'Aquila tornerà alla formula originale e che l'edizione persa quest'anno verrà recuperata nel 2018. Dal 1 al 3 settembre a Chieti le ACLI provinciali organizzano gli incontri di azione sociale, arte, cultura, musica, sport e incontri che hanno come fulcro l'ex pescheria di Piazza Malta. Ascoltiamo Mimmo D'Alessio, presidente dell'ACLI Chieti. Dopo circa 30 anni torniamo alla città di Chieti per questa tre giorni intensa, piena di incontri culturali, di conferenze, talk show, di spettacoli, iniziative sportive e artistiche. C'è una mostra di fotografia dedicata al volto del lavoro. E poi, per quanto riguarda gli spettacoli, abbiamo una serata dedicata a Renzo Arbore, quindi a tutto il repertorio di Renzo Arbore, ed un'altra dedicata ai cori folcloristici abruzzesi e anche da fuori regione, anzi da fuori nazione. Attività sportive come gara della ruzzola e come il funzional training. Gli aspetti più interessanti sono quelli legati alla convegnistica. Abbiamo un convegno Nuove strade per un nuovo mondo, al quale parteciperà il Presidente nazionale delle ACLI, il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, la Senatrice Federica Chiavaroli, e Padre Emiliano Anterucci, che è un cappuccino da poco insegnato dal Santo Padre del ruolo del missionario della misericordia. Il giorno successivo abbiamo un altro convegno, Progettare il sociale e vivere la comunità, proprio un incontro dedicato proprio al nuovo modo di offrire la solidarietà e quali sono le istruzioni per l'uso per poterlo fare nel migliore dei modi.
messaggio che vogliamo lanciare intanto è questo: c'è un mondo che sta cambiando, c'è un mondo che ci modifica la vita giorno per giorno, anche se a volte non ce ne accorgiamo. E allora come governare questo cambiamento? Cioè da protagonisti oppure subendolo semplicemente? Adesso apriamo la pagina dello sport, partiamo dalla Serie A, dal Pescara, perché l'irregolarità del tesseramento di Antonino Ragusa, giocatore arrivato qualche giorno fa a Sassuolo, è entrato al 65esimo della gara di domenica sera contro i biancoazzurri, costa alla squadra di Eusebio Di Francesco la sconfitta per 3-0 combinata proprio dal giudice sportivo, e una vittoria di fatto per il Pescara, che sale a quota 4 punti in classifica, anche se gli emiliani annunciano battaglia legale. Una vittoria arrivata con un giorno e mezzo di ritardo, ma comunque ben accetta. Il Pescara, sconfitto al Mapei Stadium immeritatamente domenica sera, si prende subito la propria rivincita, a dir la verità, esclusivamente per demerito del Sassuolo. Il giudice sportivo Toselli infatti ha inflitto agli emiliani la sconfitta per 3-0 a tavolino per aver schierato al 65esimo Antonino Ragusa, ultimo arrivato in casa neroverde, il cui tesseramento però non è stato trasmesso alla Lega Calcio nei termini previsti dalla normativa federale. Tesseramento dunque irregolare, con l'ex biancazzurro che non figurava nell'elenco dei 25 giocatori su cui possono contare le squadre della massima serie. Per inserire il nuovo acquisto regolarmente tesserato, infatti, il club ha dovuto sostituire un giocatore precedentemente inserito. In questo caso, la norma da un anno prevede che il club invia alla Lega Calcio una PEC, posta elettronica certificata, con la notifica della sostituzione. Il Sassuolo sostiene di averla inviata, la Lega di non averla mai ricevuta. Dunque, vittoria e 3 punti che arrivano in un caldo martedì di fine estate e che lanciano il Pescara a ridosso delle primissime in classifica. Per quello che si era visto in campo, peraltro, i biancazzurri avrebbero meritato certamente qualcosa in più, e per il momento ci hanno pensato le norme federali a restituirglielo. Il Sassuolo però non ci sta e preannuncia battaglia attraverso il proprio legale, l'avvocato Mattia Grassani, che dice: la normativa è complessa ed è stata modificata anche di recente. La società ha immediatamente attivato ogni verifica tecnica per chiarire l'accaduto, auspicando di dimostrare in appello la correttezza del proprio operato. Intanto però i biancazzurri prendono il presente consegnato, proprio, ironia della sorte, da uno dei tanti ex della serata di Reggio Emilia, una reggerezza che rischia di costare molto caro agli emiliani e che invece il Pescara saluta con piacere. Ora la palla passa agli avvocati, mentre il Delfino se ne sta comodo ad osservare, aspettando la gara interna con l'Inter del prossimo 11 settembre. E di questa vittoria a tavolino ha parlato questo pomeriggio l'esterno biancoazzurro Francesco Zampano, con la Serie A ferma adesso, con il Pescara che attende il prossimo 11 settembre la visita all'Adriatico dell'Inter. Ascoltiamo Zampano. Mi sono svegliato, mi sono arrivati i messaggi, poi ho visto su Sky i giornali che avevano vinto a tavolino 3-0 per la questione di Ragusa. Vabbè, siamo molto contenti, come penso tutti quanti, quindi anche se abbiamo perso sul campo contro Sassuolo, anche se era una partita che comunque poteva portare a casa un punto, se non tre. Sono 4-5 gare le prime, poi molto difficili, nessuno se la sarebbe aspettato neanche contro Napoli, quindi va bene così decisamente. Sono terzino, quindi la prima cosa che devo difendere, quindi comunque in questi anni sto lavorando col mister, ormai sono 2 anni e mezzo che sto lavorando col mister molto, molto bene, insieme anche a Luciano Zauri e a mister Donatelli, quindi la Serie A è un altro campionato rispetto a quello di Serie B. Voglio proprio dimostrare che anche in fase difensiva sto migliorando, e anche perché quella, tra virgolette, che mi manca, quindi ce la sto mettendo tutta per dimostrare che anche in questa categoria posso giocare le mie chance. A livello fisico, tattico, tecnico, cambia totalmente dalla Serie B. E noi stiamo cercando di farne parte, cerchiamo di raggiungere la salvezza il prima possibile. Manca un po' di concretezza, magari un po' lì davanti, se come Sassuolo, se dopo 3 minuti facciamo gol con Gianluca, magari poteva cambiare la partita. Abbiamo avuto tante occasioni di gol, da gol. Il Sassuolo, la prima mezz'ora l'abbiamo schiacciata nella metà campo, abbiamo fatto un grande calcio, abbiamo giocato un grande calcio e abbiamo visto che comunque in Serie A il primo tiro che subisce magari prende i gol, quindi dobbiamo cercare di migliorare sotto a livello magari di concretezza.
Sempre a proposito del Pescara, domani sera si chiude il mercato e allora trattative in entrata e in uscita per i biancoazzurri. In uscita il centrocampista Ransford Selasi è molto vicino a scendere in Serie B per accasarsi a Novara, mentre nelle ultime ore si registrano colloqui riallacciati con l'entourage dell'attaccante ex Sampdoria e Catania, Gonzalo Bergessio. C'è tempo fino a domani sera alle ore 23. Scendiamo in Lega Pro adesso con il Teramo reduce dalla sconfitta per 2-0 rimediata al Saleri di Lumezzane. Andiamo ad ascoltare uno dei pilastri della difesa biancorossa, Nabil Caidi. No, io voglio sperare che sia stata una, non so come spiegarla, se è una giornata no, perché comunque non, purtroppo è la prima, quindi non è che dici hai fatto 20 partite bene, poi questa è stata una giornata no, purtroppo era la prima e quindi è un po' strano steccare la prima, perché comunque prepari da un mese il campionato e quindi è proprio, è una cosa che non mi era mai capitata sinceramente. Però allo stesso tempo è la prima e appunto bisogna andare avanti e pensare subito a sabato, che c'è una partita veramente, veramente difficile, come lo sono tutte, perché abbiamo visto che anche il Lumezzane, nonostante secondo me non c'è superiore, però ci ha messo in difficoltà. Ecco. Mentalmente abbiamo subito tanto, forse perché almeno io, ma penso anche tanti miei compagni, a fine primo tempo pensavano di poterla vincere e poi invece dopo ti ritrovi a essere in svantaggio. Quindi forse è stato quello, non so se è stato un pizzico di presunzione o non so che cosa, però ecco, a fine primo tempo il nostro pensiero era di vincerla e dopo ti sei ritrovato in una con una palla sporca, una mezza giocata loro, ti sei ritrovato in svantaggio e forse ci siamo un po' sciolti. Spero che non ricapiti, perché comunque dai, dobbiamo dimostrare di essere una squadra con dei valori soprattutto mentali e umani, perché comunque dopo poi gli errori si possono fare, però ecco, l'atteggiamento non deve mai essere quello sbagliato, che sabato ci sono stati degli atteggiamenti sbagliati da parte di tutti, quindi bisogna cancellare subito quei tipi di atteggiamenti, perché comunque il campionato è lungo, le partite sono lunghe, quindi non bisogna mai mollare la prima difficoltà, perché comunque una squadra si molla la prima difficoltà è una cosa, è un punto debole grandissimo, ecco, voglio dire, non bisogna mai arrendersi, ecco, dopo la prima difficoltà. Venerdì chiuderà anche i battenti, la campagna abbonamenti del Teramo. È possibile sottoscrivere l'abbonamento unicamente presso la sede sociale di Via Oberdan. Solo per i voucher, in particolare riservati ai non possessori di supporter card o tessera del tifoso, sarà possibile acquistarli presso Alma Sport e Caffè San Giorgio. Scendiamo in Serie D, perché domenica c'è l'esordio casalingo dell'Aquila nel nuovo stadio di Acquasanta. La struttura nel 2009 aveva ospitato, pensate, una tendopoli. Giorgio Alessandri. Finisce un'odissea durata 30 anni. Domenica, salvo complicazioni dell'ultimo minuto, verrà inaugurato lo stadio di Acquasanta nella gara d'esordio dell'Aquila Calcio con il Monterosi. I problemi riguardo l'impianto sono stati infatti quasi tutti risolti con i collaudi che hanno dato esito positivo. Si aspettano ancora le autorizzazioni della Questura e della Prefettura, ma non dovrebbero esserci problemi alla luce dei riscontri tecnici effettuati. L'impianto era stato intitolato al Gran Sasso d'Italia, come da delibera di giunta comunale del 2008, quando però era ancora destinato alla palla ovale, prima della svolta operata nel post-terremoto, quando si è deciso che lo stadio, senza barriere, sarebbe diventato la nuova casa dell'Aquila Calcio.
più complesso il nodo della gestione, che per il momento resta in capo al comune, anche se la società dell'Aquila Calcio si è fatta avanti nelle scorse settimane. Una vicenda che verosimilmente verrà risolta più in là a campionato già iniziato. Ciò che interessa società, squadra e tifosi è che domenica si possa finalmente giocare in uno stadio atteso da troppo tempo e che nel post-terremoto ha ospitato persino una delle tante tendopoli che hanno dato rifugio agli sfollati dopo il 6 aprile 2009. Questo era anche il nostro ultimo servizio di questa edizione più ampia e dedicata quasi per intero ai funerali solenni celebrati ad Amatrice per le 242 vittime del sisma che ha colpito il centro areatino. Vi ricordo, questa sera alle 21 torna Proteramo, l'approfondimento di un'ora con i colori biancorossi del Teramo, alle 23 invece l'altra edizione del TG6 con il resoconto della giornata del sisma. È tutto, buona serata.